abbiamo concluso l'iter di rimodulazione del bando e anche di reperimento delle risorse aggiuntive che erano necessarie per, ovviamente perché i costi dell'intervento sono significativamente superiori rispetto a quelli che erano previsti, quindi abbiamo dovuto trovare delle risorse ad hoc, rimodulando un mutuo con la BEI per destinarlo a questo intervento. È stato rivisto completamente il progetto, è stato fatto un intervento anche di asseverazione, quindi di certificazione dei prezzi, perché siamo in una fase di mercato molto variabile, quindi già noi ci sono state due gare che sono andate deserte, una procedura di negoziazione, diciamo, negoziale pure fallita, per avere maggiore sicurezza che i prezzi fossero congrui rispetto al mercato in questo momento. E quindi ieri in giunta abbiamo approvato il nuovo bando che uscirà nei prossimi giorni, e quindi si riavvia il percorso per riuscire a mettere in sicurezza la funicolare e riottenere l'autorizzazione del Ministero all'esercizio, e quindi riavvio. Che è rimasto è 10 mesi. Adesso bisogna, visto che però la durata è uno degli elementi di fattori di valutazione in gara, cioè quindi diciamo ovviamente ci può essere un'offerta che lo fa in tempi più bassi, quello rappresenta il tempo massimo, e poi ovviamente quindi noi ci auguriamo che si possano avere dei tempi più ridotti.